Andiamo adesso insieme alla scoperta di un territorio che già da molto tempo stava nei miei progetti. Si tratta dell'Etiopia. Si trova nella parte orientale del continente africano. A nord abbiamo l'Eritrea, mentre a ovest il Sudan, la Somalia e Gibuti nel sud-est del paese. Il paese è grande più o meno 4 volte l'Italia e non ha alcuno sbocco sul mare. Al centro c'è un fresco altopiano, circondato però da torridi bassopiani. Ci sono rilievi che arrivano fino a 4.000 metri sul livello del mare, ma di contro abbiamo la grande depressione della Dankalia che raggiunge ben 120 metri sotto il livello del mare. Il territorio mi interessa ovviamente dal punto di vista professionale, poi però subentrano la passione per l'avventura e il desiderio di condividere le esperienze. In più, l'Etiopia è il capolinea di un lungo viaggio ritroso nel tempo. Non dimentichiamo che i primi frammenti di ominide sono stati rinvenuti proprio qui, nel 1974. Faremo una prima tappa a Jimma, che è una cittadina che si trova nell'area caffeicola a sud-ovest di Addis Abeba. Per arrivare a Jimma bisogna andare su e giù per le colline, attraversare una porzione dell'altopiano centrale. E qui possiamo vedere una splendida vegetazione montana tropicale. Il territorio è naturalmente prevalentemente agricolo. Le zone di produzione di caffè nel paese sono sostanzialmente tre. Abbiamo Harar, che si trova ad est di Addis Abeba, e poi la zona di Sidamo e di Kaffa, dove noi siamo diretti nel nostro viaggio, e che si trova a sud-ovest rispetto alla capitale, che è situata invece proprio al centro del paese.